Tre giornate a Baia Santa Margherita, incantevole tratto di costa pianeggiante tra Castelluccio e Macari, per celebrare e far degustare le eccellenze del territorio a chilometro zero, ad iniziare dal pesce appena pescato e fritto in una maxi padella, la pasta e il pane prodotti con il grano Timilia e conditi con l'ottimo olio di Castelluccio, il pomodoro pizzutello di Paceco, l'aglio rosso di Nubia, le mandorle di Noto ed il sale delle saline di Trapani, insomma, una festa degli odori e dei sapori che hanno deliziato i palati dei bagnanti e dei tantissimi turisti che hanno apprezzato la dolcezza del melone cartucciaro di Paceco e delle cassatelle di ricotta, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino siciliano. Baiole Mare si sta aprendo un varco tra le manifestazioni più importanti per quanto riguarda il prodotto nostro, il prodotto naturale che offre questo mare. Quindi abbiamo proposto per la decimo anno, se non sbaglio, questa manifestazione all'insegna dei prodotti tipici, dei prodotti slow food, dei prodotti a chilometro zero e a miglio zero in questo caso, perché proponiamo un piatto dove c'è un'ambusiata, oggi un'ambusiata non pesto alla trapanese, ma con l'aglia, quindi una pasta con l'aglia, un'ambusiata con l'aglia e del pesce fritto dove ci sono dei merluzzetti, delle acciughe degli sgombri. Noi siamo intorno al 25 qui che lavoriamo, c'è chi si occupa della distribuzione, alcuni ragazzi si occupano delle fritture, io un po' faccio da coordinatore, un po' faccio un po' di casino, di più mi occupo della preparazione dei sughi. Buono. Per ora buono. Tutto buono. Il posto? Bellissimo, abbiamo Bellissimo. anche beccato il tramonto. Beccato. Un bel ricordo. Sì. Sì, bellissimo. Sì. Tre giornate ricche di gusto e di condivisione a tavola che hanno regalato momenti di intrattenimento con gli spettacoli musicali serali e di divertimento con le esibizioni di parapendio a cura della ASD Sicilia Volo Libero Le Coppole Volanti. Alla manifestazione ha preso parte Pasquale Biondo, campione del Championship. Anche quest'anno, in sinergia con l'ente gestore della riserva, sono state effettuate escursioni guidate al Baglio Cusenza, l'antico nucleo di casa e testimonianza della vita contadina di un tempo. Ora l'appuntamento con Bagli, Olio e Mare è per l'anno prossimo e sarà l'edizione numero 11.